Allora, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui su Studio Life per una reaction e un po' di analisi, vediamo un po' cosa esce fuori sul nuovo joint album di Emskilla e Jake La Furia 17. Ma prima ti invito a seguirmi su Instagram e su Facebook, ti lascio poi qui i tag sia a schermo che giù in descrizione. Iscriviti al canale, lascia un like se il video ti piace, tu intanto lascia la fiducia. E andiamo subito all'ascolto perché il disco è lungo, quindi cerchiamo di ascoltarlo di filata e poi le considerazioni le lasciamo alla fine. Sappi che qua non si trappa, lo calci nella faccia con Nike da 7K, al finto G scappa e taglia lo re de mar in un giro di Odemar, legami con gente brutta, zio Karim, Benzema, non prendo le penzo fra, sto carico come un M4, merdo questi rapper come Papa Doc, bici da Bangkok, amici psycho come Amanda Nos, la mia banda suona rock in band, scassina le slot, randa come nei 90 con il bomber e le shock, questo flow ti affetta con treno. Porca troia che stecca. Bella, due bicipiti d'acciaio, un cazzo lungo così tutti e due. Ma l'Andrino l'abbiamo già ascoltata e possiamo anche andare oltre. La prima di Razza. È un po' il pupillo, no? Lui di Killa, quindi vediamo che hanno tirato fuori. Ma non sei di lì, nella disco tutti rigidi, però sembra Medellin. Euro, e se penso a quanto spendo, forse era meglio. Da bambino sono stato solo in strada, una spinta tutta dentro a mamma che si è fatta mettere incinta. Oggi faccio e passo un mignolo tra i denti e lo sa Dio com'è. E ne sembrava usciti da una balie. Bella, bella, mi è piaciuta. All'Azza hanno lasciato sostanzialmente i ritornelli in questa, ma vedo un'altra traccia dopo, quindi penso avrà una parte più grossa alla 13ª traccia. Un po' trapposa questa, in realtà. Prendiamo una piega trap non preannunciata? Comunque andiamo avanti, lasciamo tutto a dopo. Con l'ero nei 70 non tira la cocaina, io ne ho poco più di 20, ma sto sopra questi. Donne e soldi, ferri sporchi sotto pelle vesti, i morti e gli arresti, poi la fai da conferenza. Le foto al TG con le vittime dei sequestri. Pesavo i chili nelle stanze degli alberghi. Alla fine mi hanno chiuso in un'isola in mezzo al mare. 40 coltellate mi hanno dato, ma mi hanno reso immortale. Il cuore l'hanno tolto dal petto dentro una cella, l'hanno preso. Bella, bella, questa qui era bella repposa, però bella repposa, però stanno tenendo quel rap molto da strada, molto da periferia, molto autocelebrativo, molto me ne scopo, posto, chili e armi, che non è esattamente il rap che mi aspetto da due artisti navigati. Comunque andiamo avanti. Bella, cioè la traccia bella, però mi sa che ci sarà da dare una doppia valutazione tra quello che è il disco in sé e quello che il disco dovrebbe essere, e mi sa che saranno molto diverse tra di loro queste valutazioni. Quindi andiamo avanti, Amore Tossico, traccia numero 5. Ti ricordo il posto del disco, eri fascino e paura, come le cose che non capisco, come il nome dell'anticristo. E se mi stringevi le mani mi mancava il sanguinina, ma per questa volta mi hai mancato. Bellissima, questa è il Jake molto conscious, in cui ci ha abituato nell'ultimo disco. Il ritornello è spettacolare, molto molto bello, bellissima la linea melodica. Mi viene il dubbio se è un campione in realtà, ma non ne sono sicuro, Considerate che sto registrando questo disco che è passata la mezzanotte, quindi potrei dire cazzate. 666 sarà cattiva in culo, dura anche poco, quindi via. Sta musica Star Trek, il flow e fantascienza guida un'astronave. Fanculo l'amore, lupo regnare in cielo, qua ci sono io. Peccatore come ogni compare mio, ma con al collo più croci di Padre Pio. Se l'ho scritto vuol dire che è bello. Roba che ti schizza come la coca, roba che ti sdraia come l'ero. Le infilo una dietro l'altra come su uno spiedino. La tua tipa si è già fatta un giro, su Insta sembri un assassino, ma sei una barzelletta tipo Cera Pierino. Ho scritto le tue barre preferite. Pesantissima. Per ora mi ha preferito il disco. 7. Sparami, Salmo e Fibra. Ho grosse aspettative. Si finirà io capostipite tu minime. Con quella faccia fra non sei credito. Ora è una pancia che pare sia caccato dentro. Un mare di me. Famosi col cazzo, fra come il nero di Watsa. Sì, voglio farmele tutte drogato di fronte al fidanzato 3 perché piange. Io sono un re con la corona in testa, voi frate ci avete il corona nel sangue. Parlano solo i falliti, bravi ragazzi coi soldi pieni di nemici. Ho 100 motivi e sono tutti validi. Sorrido, ho sempre un. Cafonissima, però non mi è piaciuta tantissimo. Soprattutto Salmo non. Salmo non ha dato il meglio di sé, secondo me.
Poi la mia opinione conta zero, però sono qui a dare la mia opinione. Secondo me Salmo l'abbiamo visto molto meglio in altri featuring, in altri dischi. Nonostante in realtà la strofa sia bella, non lo so, non... era una strofa da mixtape, da macete mixtape, non da disco rap del decennio, quindi vibra anche un po' fuori contesto. Secondo me Fibra è stato un po' vincolato nel ritornello, non voglio dirlo, però non lo so, lontano da me. Love song? Ma tutto instabile, accettalo e non dire più una parola. Se vuoi salvare è salvabile, problemi diventano drammi. La notte per strada i miei amici si prendono gli anni. Beh, questa si prende di arroganza il posto come preferita. Bello il lancio del ritornello, così si lancia il ritornello. Vuoto, pieno, questa legge ce la portiamo dietro da decenni. Bella la scelta dei suoni del drum set, bella la scelta delle linee melodiche, del salto di ottava nel ritornello, bello il testo, un cazzo da dire, questa canzone è un capolavoro, questo sarà un classico tra 10 anni. Mi pare forte tipo faccio, maleducato, mi sono fatto questa era una canzone trap preppata, andiamo avanti, questa non mi è piaciuta. Ecco, qui ho letto quello che ha detto S. Magazine su Massimo Pericolo su questa traccia e deve essere veramente bellissima, quindi vediamo. Vocali e mandavo il pubblico in tilt, tu sopra le tangenziali facevi buchi nei tir. Pensiamo uno all'altro quando tocchiamo le cicatrici. Dio ci ha separato ma il diavolo ci ha tenuto un mezzo nella nostra via, ripenso a quanti eravamo. Ti mando un saluto da tutti noi, là dentro prova a fare il bravo e rispondimi appena puoi. Sono arrivati di notte a... Sono amore a cambiare vita, non curo un tumore con l'aspirina, no no. Non vuoi vedere queste cose vere, hanno fatto il tempo delle mele al tempo del... Porca troia, raga, questa ha fatto male. Allora, bella la... bella la prima parte, ma Massimo Pericolo li ha asfaltati. Cioè, ho letto su S Magazine due cose. Uno, che la sua strofa era forse la più bella del disco. Cioè, non era detto così, ma era lasciato intendere. Però lo dico io, questa qui è la strofa più bella del disco fino alla 10ª traccia. Ma cioè, boh, raga, questa ha fatto proprio male. Cioè, questa ha fatto proprio male. Questo è il tipo di rap bello. Questo è rap. Questo è... Ti parlo di qualcosa di vero, di serio. Comunque, andiamo avanti. La mia prigione. Comunque, bella citazione. Tempo delle mele, tempo delle pere. Agli 8-3. Ma andiamo avanti. Ho arredato la mia cella coi trofei, cammino tra le serpi, scarpe di pitoni. Tra rispetto e la paura ho scelto sempre lei. Ho imparato presto ad alzare la voce. Un incubo reale. Questa gente mi saluta ma non sa chi sono. Conosce solo le mie azioni, non conosce l'uomo. Sono uscito dalla merma con le mie ambizioni. Emiliano De Mischi l'onore li avranno mai. Bella, molto bella. Qua è un emischilla veramente al top of the pop. Top of the pop. Chi se lo ricorda top of the pop? Comunque è bella, bella, bella intima, molto, molto sensibile. Toro Loco, qua si parla di scopave. Manica pasta che bevo, scopata storica con quella bionda. Forse era morto, forse era nera. Non mi ricordo la faccia che aveva, però l'ho sempre vista girata di schiena. Me ne esco di scena così. Ho quattro tipi alla mia porta come un gigolo. Se vuoi portare un'amica, io porto un amico. Quattissima, però bella, mi è piaciuta. Qua secondo me, se c'è una canzone che non conoscete ed è di terza stagione, su di lei, è stesso tipo di canzone, secondo me è più bella. Però è proprio porca troia quando vogliono fare i coatti, raga. Questa è la seconda con Lazza, mi aspetto una strofa di Lazza qui. Suona l'armetta di attento, non posso entrare allo stadio. Non sono mai solo, non conta né dove né quando né come. Per qualsiasi questione, senza fair play. Non fanno sport ma gli amici miei muovono palle tipo NBA. Gli amici miei, non sono manco chi cazzo sei. Gli amici miei, dentro da un anno fuori da sei. Li spendo con gli amici miei. Questa qui è proprio rap di strada, vecchio. Allora, sul fatto che fosse rap non hanno scherzato. Non hanno scherzato per un cazzo. Ok, c'è molta influenza trap, però Cristo sei cattivo. Madonna, è proprio un disco che ti prende a cazzotti sullo stomaco. Pum, pum, pum.
pum, tutto il tempo, è bello. Era tanto che avevamo bisogno di questo disco, probabilmente. Medaglia, siamo quasi alla fine, ultime quattro tracce. Volevo fare l'astronauta, aprire la... Mi ha fatto scendere giù i coglioni. Non puoi arrivare da quello e ammazzarmi il ritmo così. Vabbè, sentiamo. Camicia di rasa, guidare il Daytan. Poi però non ce l'ho fatta. Non hanno i soldi mai. Ho sogni così grandi che se dormi non li fa. Sono conscious sull'avercela fatta, sull'essersi sentito finalmente realizzato. Bella. Se andate a sentirvi l'altro disco di Jake La Furia, il disco è pieno. Se vi piace questo genere di canzone, bella. Andiamo avanti. Nel caso, non farti fare a pezzi come un puzzle. Il materiale brucia dentro al naso. Quanti chilometri fatti tu delisce il raso. Di Yamaha con le briglie. Fiumi di padre impara per le figlie. Ingoiano il seme del male. Le strade miei frate fanno il tiro a segno. Con questo scemo che fa il criminale. Sì, religiosi non mi vanno a genio. Credono nel Signore, però UFO no. Seme del male nei geni non prego. Spacco la testa al prete come il bufalo. Bella anche questa. Mi è piaciuta molto. Un po' nella media del disco in realtà. Diciamo che alcune canzoni come Lontano da me o l'ultima volta rispetto a queste te le fanno scendere un po' di livello, ma cioè se tipo l'ultima volta con Massimo Pericolo è un 10, no, no. Ed è anche la traccia numero 10, hai visto, lo sapevano. Questa è un 8 e mezzo, nel senso, una bellissima canzone, però nella mia testa si sta delineando un'idea generale sul disco. Ora io parto prevenuto, Tedua non mi piace, però il disco è bello. Se la canzone è finita nel disco ci deve essere un motivo. I soldi tuoi e le foto di sta gente, di quel che mi promette, tanto so che non mantiene, mi trattiene alle manette. Sopra quei Mercedes non vi do le precedenze, in zona 4 le sirene, metterò le 4. Allora, momento. Tedua continua a non piacermi a livello di flow. Però qui ha spaccato di brutto, non gli si può dire un cazzo. È una cosa che non ti piace, ma la guardi e ti piace. Non so come spiegarlo. Ho sentimenti contrastanti riguardo. Ma il pezzo è figo. Cioè, anche la sua parte all'interno della canzone è molto bella. Tutto questo sghimbasciare tra i quarti non mi fa impazzire, però è bella. L'ultima. Allora, quest'ultima... aspettativa. Ora io sto sentendo tutto per la prima volta, però il disco è contrastante, poi ve lo spiego perché, e ricordatevi questa cosa, il disco è contrastante perché io darò due opinioni al di là di quello che c'è in questa canzone, ma io mi aspetto una chiave di lettura. Palazzia schiera, peschiera, sogno proletario, una casa di ringhiera, ragazzo è destinato a spaccarsi la schiena. Anche un po' perché corro sempre dietro a quello che non ho. Io non voglio la fama, voglio quello che non ho. Non voglio la ricchezza, voglio quello che non ho. Una collana d'oro al collo col mio nome sopra, ma dentro sono... Ci ho preso. Allora, secondo me quest'ultima canzone è la chiave di lettura di tutto il disco. E qui mi allargo poi adesso a fare la mia doppia valutazione di cui vi ho parlato. Questo disco si divide in... Non è che si divide, questo disco l'ho visto come due dischi. Ovvero, il disco che è e il disco che doveva essere. Il disco che è un disco rap fantastico. Street based, ok? Quindi parla di strada, parla di droga, parla di donne, parla di armi, parla di galera. Spettacolare, bellissimo, cioè sono pochi dischi rap così, io lo metto a un livello di Santeria, lo metto a livelli di grandi album, ok? Parliamo invece di ciò che questo disco non è, che secondo me è il punto focale di questo video, e questo disco non è un disco rap, due artisti navigati. Questo disco sarebbe ottimo per un esordiente. Se Lazza mi avesse fatto questo disco, si sarebbe consacrato come non più un esordiente, ma un top, ok, nella scena, un big. E ciò che questo disco non è, è un punto di arrivo di maturazione di Mischile e Jake La Furia. E ora va bene, lo so che non tutti poi possono prendere la piega alla Marrakesh o la piega alla Gue Pequeno degli ultimi due dischi che hanno fatto, che sono molto conscious, molto su quello che è la loro vita piuttosto che di quello che è il loro quartiere. Ma se tu sei Jake La Furia e tu sei Mischille e fai un joint album, io non mi aspetto che tu mi parli delle tue
soprattutto se mi dici questo disco non è un disco trap, sì che lo è, perché le produzioni trap bellissime, per carità, voto le produzioni 9.5/10, ma sono produzioni trap con tematiche trap, solo aspetto l'autotune e rappate. Questo è, questo disco non è un disco rap come c'era stato promesso, questo disco è un disco, trap rappato. Quindi voto al disco in generale 8, 8.5, forse anche 9. Voto al rap all'interno di questo disco, giudicandolo, pensando che l'ha scritto in Mischile e Cicla Furia, che sono 10 e 20 anni, sono 30 anni di carriera in due, 4. 4, perché con due nomi così non mi aspetto un disco così superficiale. Ok? That's it. Change my mind. Io vi ringrazio per essere stati qua. Adesso io sto registrando da un'ora e passa, e dovrò condensare tutto in un massimo di 15 minuti, quindi sentirete veramente poco. Però la mia opinione ve la volevo lasciare. Penso che questa cosa la metterò anche nella thumbnail del video. Cosa questo disco non è, secondo me, è la cosa più figa da analizzare. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto. Instagram, Facebook, tutto in descrizione, venitemi a seguire. Perché lì anche si parla di tante altre cose, per esempio Jay, che è il mixtape di Lazza, che è uscito quest'estate, non ho fatto il video ma ne ho parlato largamente su Instagram. Quindi grazie per essere stati con me, ci vediamo al prossimo video, ciao, bella!